Ciao ragazzi, sono Fabio e siamo in un nuovissimo video su Post Hack in Manager 2017. Oggi siamo nella seconda tappa del Giro d'Italia 2018 da Haifa a Tel Aviv. Allora, direi di iniziare mandando Siuzhu in fuga. Vediamo, parte Siuzhu, però direi prima di tutto andiamo a fare una nostra strategia semplice, però io la faccio di default sempre, uso questa. Movic addirittura come corridore libero, come libero battitore. Io non sono pienamente sicuro. Allora, vediamo. Allora, la fuga sta mettendo qualcosa. Intanto vediamo che ricordiamoci che noi in classifica siamo messi bene, sì, siamo messi abbastanza bene, ma non benissimo. Però possiamo sempre ottenere dei buoni risultati nella classifica generale. Allora, la fuga sta mettendo già un buon vantaggio. Quindi direi di vederci almeno al GPM. Bene ragazzi, allora, pronti per il campione della montagna? Direi che fa poco. Ok, partono i corridori. Allora, noi non abbiamo un'eccellente accelerazione con Suzu. Quindi la vedo dura di riuscire a resistere, però noi ci proviamo ugualmente. Usiamo il gel. Oh, dice, vediamo novità, sta anche tenendo abbastanza bene. Quindi noi riprendiamo qua in scia. Bene, 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 deve ripartire. Non ancora. Adesso partiamo, vediamo con Siuzhu cosa riusciamo ad ottenere. Siuzhu. No. Sì, da una terza posizione l'abbiamo ottenuta, quindi direi che comunque abbiamo ottenuto un discreto risultato. Bene, adesso speriamo di non credo di riuscire ad arrivare fino alla fine. Allora, traguardo volante, proviamo almeno a vincere questo, ovvero noi partiamo già da lontanissimo, quindi partiamo da lontanissimo, sì, ce lo prendiamo subito il traguardo volante e bene. Ok. Bene, mancano 15 km all'arrivo. Allora, con Siuzhu abbiamo di conseguenza abbiamo 40 minuti di vantaggio sul gruppo. Però non credo che ce la possiamo fare ad arrivare visto che c'è scarsa collaborazione in fuga. Allora, direi già di incominciare a vedere con chi potremmo fare chi ci potrebbe tirare la volata. Allora, Visconti o Visconti, che si direi Visconti, perché gli altri sono tutti negati. Quindi Visconti tirerà la volata a Bonifazio, quindi Visconti per ora lo posizioniamo, lo già posizioniamo nelle posizioni davanti nel gruppo. Intanto qua, oh però il cambio ce lo stanno dando, non credo che possa succedere qualcosa, credo che verremo ovviamente ripresi, visto che oramai mancano solamente 5 km, 7 km all'arrivo. Quindi allora Visconti lo dobbiamo assolutamente dobbiamo assolutamente portare davanti. Quindi Visconti, ok, per almeno Visconti lo abbiamo portato avanti. Visconti gli ordiniamo di mettersi Bonifazio ovviamente alla ruota di Visconti. Visconti dobbiamo farlo giungere nelle prime posizioni, quindi ok, Siuzhu, approfittiamo di questa sua posizione davanti per utilizzarlo. Quindi Siuzhu almeno gli ordiniamo di mettersi dietro Kness, in modo che Bonifazio almeno si deve, ok, in modo che almeno potremmo avere una posizione privilegiata al momento di quando partiamo. Allora, direi Van Poppel, che è già un velocista, direi di ordinare a Siuzhu di seguire Jos Van Emden. Ok, là. Bene, ok, Siuzhu direi ora di farlo immediatamente portare davanti. Utilizziamo il gel sia per Bonifazio che il resto, anzi devo utilizzare il gel per tutti. Quindi vabbè, Siuzhu deve evidentemente portarci davanti. Siuzhu non ha fatto una buona volata, quindi però ci sta comunque portando abbastanza bene davanti, magari con Visconti, Suzu potremmo danneggiare qualcuno. Bonifazio sta tentando di uscire,
Dietro Visconti, Bonifazio da poco parte, parte Bonifazio, lancia la volata, vediamo come arriva, Bonifazio, 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 vediamo come arriva, terzo credo, terzo Nicolo Bonifazio, Viviani quinto addirittura, vediamo come arriva Visconti, Visconti dodicesimo, su, sarà precipitato, immaginavo, comunque ottima tappa. Ottima tappa, terza posizione, un buon risultato. Quindi, ok, rivediamo la volata che abbiamo tentato di vincere con il nostro Nicola Bonifazio, ma non ce l'abbiamo fatta. Purtroppo avevamo un meno 3 di giornata e questo ci ha veramente impossibilitato di una possibile vittoria. Bene, vince Bennett, Froome mantiene la maglia rosa. Poi Taft si prende la maglia, si prende la maglia blu della classifica scalatori e Bennett diventa il nuovo leader della classifica punti. Bene, Sharkman invece il migliore giovane, il Team Sky la migliore squadra. Bene, nessuno. Chi può battere Bennett giù d'Italia? Boh, chi lo sa? Bene. Il prossimo appuntamento con la terza tappa da Beersheba a Eilat. Da Fabio è tutto, ciao ragazzi.